Abbiamo in onda il nostro amico Carlo Borghi, grande ex rossazzurro, quindi buon pomeriggio e ben ritrovato a Carlo Borghi. Buon pomeriggio anche a voi, grazie. Allora Carlo, io all'inizio programma ho ricordato qualcosa che magari si avvicina al momento attuale del Catania. Un calciatore vive di momenti di gioia e di dolori come tutti nella vita. E abbiamo parlato più volte con te anche della bella promozione che il Catania ha fatto alla C e alla B. Ci sono state stagioni un po' problematiche anche per te rossazzurro. Abbiamo ricordato sia quella della retrocessione, l'86-87, e poi soprattutto la famosa stagione 87-88 in cui Carlo Borghi fu protagonista assoluto perché segnò nello spareggio contro la Nocerina. Il Catania in questo momento, ai noi, attraversa una situazione alquanto problematica, perché sei sconfitta nelle ultime 8 partite è davvero un grosso campanellino d'allarme. Tornando indietro con gli anni, un tuo ricordo di quella stagione 87-88 che comunque diede la salvezza, una stagione molto difficile, come ricordi soprattutto il fine campionato di quell'annata un po' sfortunata, diciamo? Ma di quelle annate nascono male, perché come squadra secondo me eravamo molto molto competitivi, però purtroppo quando le cose non girano poi non riuscivamo forse a esprimerci tutti al massimo delle nostre potenzialità. Poi arriviamo addirittura allo spareggio per salvarci e andò bene, un gol mio e di Giancarlo Marini e ci salvammo, però insomma non era un Catania che era stato costruito per salvarci, perché sono stato lì, è sempre stato un anno, un Catania costruito per essere competitivo, per essere anche come la città e i tifosi stessi meritano. Però purtroppo ci sono quelle annate un po' particolari, nascono in una certa maniera e poi non riesci a farli prendere una piega diversa, come mi sembra sia successo un po' quest'anno. Dopo che il Catania comunque è partito bene, è sempre stato costantemente nella zona playoff nonostante la penalizzazione di 7 punti. Noi quello che possiamo dire, magari guardando avanti, che l'anno prossimo per fortuna non ci saranno penalizzazioni, anche perché gli stipendi sono stati pagati puntualmente, non ci sono rischi di meno 1, così come comunque è successo quest'anno, perché ricordiamoci che la penalizzazione del Catania parte da un meno 1 per gli stipendi, a cui si è aggiunta la vicenda Castro. Ecco Carlo, sicuramente quando si va allo spareggio, gli spareggi fanno parte del calcio italiano, si va in campo neutro. All'epoca fu il San Vito di Cosenza, credo che comunque, io poi ho letto i giornali, ricordo anche le immagini video, nonostante il Catania avesse deluso, ci fu comunque una importante cornice di pubblico che raggiunge Cosenza. Sì, infatti mi ricordo anche questo, che eravamo, cioè il pubblico catanese era nettamente superiore, ci fu di grosso aiuto, ma infatti poi il pubblico nelle grosse occasioni, sia negli spareggi per andare in Serie A oppure gli spareggi per salvarsi, non ha mai lasciato la squadra sola. Ecco, questo ci dispiace, pensando ad esempio che domenica purtroppo è stata inibita la trasferta al Catania, ai tifosi del Catania, che comunque ci sarebbe stato un centinaio di tifosi rossazzurri che avrebbe sicuramente seguito il Catania. Secondo te, considerando che comunque il Catania delle prossime 3 partite ne ha 2 fuori casa, c'è ancora una piccola possibilità che il Catania possa ancorarsi a questi playoff? Io mi vorrebbe di dire di sì, però sinceramente visto le ultime partite, ma poi la delusione maggiore è anche mia personale, che pensavo che poteva essere la partita della svolta la vittoria a Messina. Invece purtroppo invece di essere stata una cosa positiva è stata una cosa tra virgolette negativa, perché poi da allora la squadra non si è più risollevata, non c'è. E quindi mi sembra difficile sinceramente ci possa essere tendenza di tendenza di risultati. Io me lo auguro, però la vedo dura, spero di sbagliarmi. Ce lo auguriamo un po' tutti. Tra l'altro Carlo, noi ci siamo sentiti proprio dopo Messina Catania, quindi dopo Messina Catania, Catania era al sesto posto. Tra l'altro noi abbiamo detto più volte in radio che fino al sesto posto si giocava in casa, adesso addirittura è diventato fino al settimo, perché c'è il discorso del Matera che è finalista di Coppa Italia, ha pure vinto la partita andata contro il Venezia, quindi è incredibile pensare a quello che era il Catania 8 partite fa. Quindi la tua tra virgolette negatività è anche la nostra, nel senso che anche noi in questo momento sembra alquanto difficile. Io l'ultima domanda te la faccio, ne ho parlato poco ma io fa. Spero, scusa ti interrompo, certo. Spero, perché io mi ricordo sempre durante l'intervista ti dissi che ero molto fiducioso, che la vittoria avrebbe risollevato nel morale, nella squadra e l'ambiente, e mi sono sbagliato, spero di sbagliarmi anche questa volta. Ecco, l'ultima domanda Carlo, l'attuale tecnico del Catania Pulvirenti è un tecnico che ha fatto molto bene nel settore giovanile, il Catania col Cosenza ha perso male 2-0, ma si è visto un ragazzino di Catania, Davide Di Stefano, tra l'altro era in orbita prima squadra già da diverso tempo, insomma questo Catania domenica potrebbe presentare 3-4 elementi della Beretti, la primavera,
anche a causa degli infortuni. E sicuramente Pulvirenti conosce meglio magari i giocatori piccoli, ho detto io tra virgolette, che i grandi. Secondo te potrebbe comunque essere un feedback positivo avere 3-4 ragazzi di Catania che giocano magari fuori casa, anche se è difficile, a Monopoli? Potrebbe essere questa magari l'arma vincente, o secondo te potrebbero bruciarsi? Un tuo giudizio tecnico. Io penso che potrebbe dare quell'entusiasmo che forse in qualche giocatore adesso manca con la loro giovinezza, e poi sono ragazzi di carattere, anche se sinceramente buttati così in questo momento un po' difficile potrebbe bruciarli, però se il mister ha intenzione di lanciarli significa che ha valutato anche queste cose qui. Sicuramente portano un po' di entusiasmo in campo e forse in qualche giocatore può mancare in questo momento. Ecco, tu ti ricordi a Catania qualche ragazzino che è esordito, ad esempio? C'era il mio Leonardo, era già aggregato a noi, però sinceramente in quei tempi lì i ragazzini locali erano giocatori di fuori, faceva più impatto anche nei tifosi, così il divario non era molto, c'era un bravissimo tecnico come Bianchetti, però si puntava molto su giocatori già affermati. Insomma, ci siamo sentiti dopo Messina, è stata una bella vittoria, magari ci auguriamo che questa Stefana possa essere di buon auspicio per questo Catania, che ripeto, le possibilità sono poche, ma chi lo sa, magari ogni tanto ci stupisce in positivo, visto che negli ultimi mesi ci ha stupito solo in negativo. Lo spero anch'io, perché il Catania l'ho sempre nel cuore, come tutti i tifosi, e mi dispiace veramente vedere il Catania non più a certi livelli, però è un Catania che è abituato a soffrire, sicuramente. Riuscirà a superare questi brutti momenti anche questa volta.